Quindi vi chiedo una battuta finale andando da sinistra verso destra, e chiaramente coinvolgo anche la professoressa perché mi serve un parere effettivo. Amusement senza vinci del denaro, quale futuro? Lo so, è difficile. Il meglio possibile, spero, per È una voi, non buona so, nel risposta. senso che non possiamo avere nessuno, credo, una lanterna magica. Io spero che attraverso queste informazioni che saremo in grado di darvi, che saranno dati e fatti, che magari per voi sono sensazioni, ma che nella forma in cui ve la rilasciamo possano essere anche più comprensibili da un interlocutore più istituzionale, possano essere utili sia a legiferare meglio, sia dall'altra a autoregolare meglio le attività. E questo per avere poi delle opportunità che siano a favore di tutti, cioè siano a favore delle imprese, ma anche a favore della società senza mettere a rischio nessuno. Anche io spero questo, che ci sia un'opportunità. Vanni. Ah, scusa. Sì, credo che la dottoressa si è sintetizzata in maniera chiara. Le nostre sensazioni noi le conosciamo, le sappiamo, ma trasmettere agli altri è difficile. È per questo che ribadisco, noi abbiamo bisogno di documentazione, perché la sensazione è nostra, e però ci troviamo interlocutori che non conosco, che non le capiscono, non le percepiscono o seguono quei mood che oggi ci sono, che sono molto facili per attaccarsi. Noi dobbiamo controbattere, lo stiamo facendo, siamo usciti da qualche parte con grandi difficoltà, ma dobbiamo arrivare con documentazioni che siano terze, che siano da enti terzi, enti importanti, studi che forse ci parleranno anche dei limiti o delle difficoltà, ma credo che l'unica possibilità sia quella, ripeto, non ci sono altre possibilità. Dobbiamo investire su di noi come investiamo nei giochi, nelle insegne, nelle canzonate, nei nostri locali. È inutile che spendiamo insegna se domani ci fanno chiudere i bari, se investiamo sulla canzonata o sui giochi. Dobbiamo investire sulla salvaguardia delle nostre sale. E credo che passi attraverso questi studi, attraverso un'autoregolamentazione, chiamatela come volete. Credo che le uniche soluzioni sono queste. E poi porsi in maniera forte con i politici. Disgraziatamente davanti ci troviamo un giorno uno, un giorno l'altro. E questa è una grande difficoltà anche per noi per lavorare. Credo non solo per noi, ma per tutta l'imprenditoria italiana. Allora, di nuovo la domanda è quale futuro per la meno semplice? Di vie, di confusioni, di tutto di più. Io spero che questo lavoro vada avanti, no, nell'università. Ma ci vogliamo ricordare quello che è successo pochi mesi fa, perché magari non è che ci possiamo dimenticare. È stato fatto un lavoro dell'Istituto Superiore della Sanità in cui esponenti del governo l'hanno contestato perché non erano quelli che loro volevano sentirsi dire. L'Istituto Superiore della Sanità, ente terzo, voglio dire, più di così, è stato detto di tutto e di più contro l'Istituto Superiore della Sanità, di esponenti del governo. Eurispes, andiamo a mettere Eurispes, istituto terzo, sopra le parti, perché ha preso delle posizioni che hanno detto loro, che hanno pensato, fior di magistrati, persone proprio che non facevano parte di queste attività, di questo lavoro, cioè persone terze, sono state contestate. Perché avevano fatto un lavoro in cui avevano detto diverso da quello che diceva il governo. Quindi possiamo fare gli studi, perché sono importanti, è importante la documentazione, i dati, ma se non riusciamo a far capire alla politica effettivamente quello che siamo, quello che vogliamo, meno male che non tutta la parte politica la pensa come altri, no? Abbiamo avuto esperienze in Puglia in cui si è riuscito a trovare un governatore con la testa e tutto il consiglio regionale, eccetto 5 dei 5 Stelle, perché uno ha avuto il coraggio di astenersi, perché non se l'è mai sentita di approvare quella legge contro il gioco, in cui tutta l'unanimità hanno cambiato la legge in Puglia, no? Però voglio dire, grazie a Dio, non tutti sono così. Noi abbiamo trovato, ripeto, in Basilicata, abbiamo, cioè, come altre parti, il gioco ai minori di 18 anni di puro trattenimento. Ma come si fa a vietare il gioco ai minori di 18? Cioè a mettere anche a distanza i giochi di puro trattenimento? È puramente follia, Demagogia. demagogia, ipocrisia, che questa è pura ipocrisia, che non vogliono accettare. Poi abbiamo, devo dire purtroppo, esponente del 5 Stelle, che a prescindere, dico, qui abbiamo ragione noi, abbiamo parlato stamattina il senatore Endrizzi con tutto rispetto, ma quando c'è un colloquio con lui poi. Se lo vai a controbattere, vai via, se ne va. Meno male che non tutti sono così, meno male. Dobbiamo insistere, ripeto, il caso della Puglia, che il governatore Emiliano, non ci dimentichiamo, che aveva fatto delle promo contro il gioco e poi ha avuto il coraggio di cambiare idea, di dire sto sbagliando, perché
non ha ascoltato solamente noi, ha ascoltato altre persone, ha ascoltato la magistratura, ha ascoltato l'ISP, ha ascoltato l'Istituto Superiore della Sanità, hanno visto i dati, hanno avuto il coraggio di cambiare. Beh, io penso che dobbiamo avere anche fiducia a questa politica, che dobbiamo, con i sacrifici, umiliazioni ne abbiamo prese tante, io per prima ne ho prese tante nel Consiglio regionale in Puglia, però alla fine diciamo abbiamo vinto, no? Abbiamo fatto umiliazione, abbiamo fatto capire, e così, come proprio come il disegnino che abbiamo fatto stamattina sulla brucia che abbiamo fatto, però ci siamo riusciti, quindi tutti insieme dobbiamo andare e cercare di far capire a questa gente chi siamo, cosa facciamo, è quello che abbiamo fatto sino adesso. Poi se qualcuno, e l'ho sempre detto, va oltre il fossato, che sbaglia, siamo i primi noi a dire dovete metterlo in galera, dovete ritrarre la licenza, tutto quello che è, ma noi abbiamo i totem, no? Cioè i totem, parliamo di giocatori, avvocati, parliamo di totem, che vengono installati senza licenza di polizia, possono giocare i minori, completamente a nero, sono gioco bicentenario, completamente senza licenza, articolo 88, senza articolo 86, possono giocare i minori, ci stanno al cartone con la sanzione amministrativa, adesso sono aumentati. Di cosa stiamo parlando? Questo è, bisogna farglielo capire, fargli capire che il gioco di puro intrattenimento non ha mai fatto male a nessuno. Bisogna rispettare le regole, perché è giusto rispettare le regole, e chi sbaglia deve pagare, perché non si può usare una macchina di puro intrattenimento per essere danzato, è giusto, però facciamo, chiamiamo, un dispositivo, un preliminare, una norma di legge, una proposta di legge, scriviamola, mettiamoci tutti insieme con i professionisti, con tutti quanti. Questo è, e cerchiamo di batterla ogni giorno, essere martelli, 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 martelli tutti i giorni, fino a quando non riusciamo a far capire a questa gente, ripeto, chi siamo noi, siamo un settore, per la Sapra dal 1962, il settore, chi ha fatto questo lavoro e ancora, lo fa ancora a testa alta, lo deve fare a testa alta, perché non è che noi ci siamo alzati la mattina e facciamo questo lavoro perché qualcuno, no, lo Stato ci ha detto di fare questo lavoro, lo facciamo. Lo vogliamo fare a testa alta, e ripeto, non è solo qui difendere noi titolari d'azienda, noi difendiamo le piccole e medie imprese, difendiamo i nostri dipendenti, che è la cosa sacra per me e per tutte le persone che stanno qui dentro, tutelare i dipendenti, e andiamo avanti, perché dove manchiamo noi? Sicuramente c'è il gioco illegale dietro, parlo di tutto, da sempre il gioco di trattenimento pare disponibile, c'era il gioco con la carta, la prima macchina che passa, se io voglio giocare la macchina rosso bianco, mi gioco 10 euro, possiamo prendere, poi abbiamo pure il calcio balilla è il gioco più nuovo al mondo. E Alessandro, se te vogliamo giocare a calcio balilla, 3.000 euro ce li giochiamo a calcio balilla, ma non è il calcio balilla che è legale, è l'utilizzo che se ne fa che è legale il calcio lo strumento balilla. Non cioè, è... Voglio dire, quindi se dobbiamo rubire tutto, non tocchiamo poi, non voglio, perché abbiamo fuori di che ho fatto la Costituzione d'Italia, perché non si legalizza, perché sappiamo tutti perché, non vado oltre, ma anche lì sarebbe giusto, no, legalizzarla, perché sappiamo che cosa succede. Siamo veramente fuori tema. Lo so, però dove lo fa fuori tema, purtroppo è quello. Mauro. Ma io ho poco da dire, perché hanno detto tutto loro, cioè, tanto l'avevo detto anche prima, oltre alla documentazione, sono d'accordissimo con Vanni, è far conoscere un po' più ufficialmente chi siamo, perché in fondo siamo una categoria un po' così, ma... come ha detto lui, ci vuole qualcuno che ci ascolti, se non ci ascoltano, non andiamo da nessuna parte, quindi dobbiamo costruircelo probabilmente tutto questo, quindi basta. Cino, una buona notizia. Il coraggio delle scelte, basta politica della pancia, dati tecnico-scientifici, serietà, distinzioni, differenze, rigore, serietà, basta con questo caos. Vabbè, allora signori, io vi ringrazio per la partecipazione, ci diamo